Allora, buongiorno cari paternesi, siamo qui nel terreno dove sorgerà l'area PIP di Paternopoli. Siamo con il nostro maestro Federico Barbieri. Buongiorno Federico. Buongiorno a voi. Iscritto del Partito Democratico, già ex amministratore di questo paese, credo assessore direttamente ai lavori pubblici, quindi persona ricostruzione. Persona competente e capace, e per noi è un privilegio averlo qui. E passerei direttamente alla prima domanda, molto semplice. Sull'albo pretorio del Comune di Paternopoli è stata pubblicata una delibera a firma del sindaco di centrodestra Giuseppe Forgione della lista Rinascita, con la quale si dà incarico ad una ditta esterna a Paternopoli di procedere alla pubblicazione della gara di appalto per l'area PIP. Quindi questo è segno evidente che la Rinascita fa promesse da marinaio, dice una cosa per ottenere il consenso e poi nei fatti ne fa un'altra. Naturalmente noi non possiamo nasconderci che questa area PIP era stata voluta fortemente dalla precedente amministrazione del Partito Democratico, cioè dal dottor Felice De Rienzo, anche se qualcuno dice che Felice De Rienzo aveva un'altra idea per quest'area PIP. Io oggi vengo a chiedere a te qual è l'idea che aveva il Partito Democratico di quest'area PIP, e poi alla seconda domanda che ti farò è che cosa il Partito Democratico intende fare laddove la Rinascita volesse utilizzare quest'area PIP per un progetto diverso da quello che, per il quale l'aveva pensato il Partito Democratico. Quanto attiene alla progettazione PIP, non bisogna sottacere la sua storia, che è la storia legata alla ricostruzione di questo territorio. Negli anni 90-95 fu affrontato già allora, quindi, la questione legata al PIP. Il PIP è uno strumento per vocazione, per filosofia legislativa, destinata a dare sviluppo. La previsione, nel caso in specie, dell'amministrazione De Rienzo voleva fortemente l'inserimento nell'area sottostante di questo progetto, tenendo conto però del rispetto verso l'ambiente, quindi verso le abitazioni, verso il plesso scolastico e, come dalle immagini, verso il territorio stesso, che è vocazione agricola e non certo industriale o di trasformazione. Quindi ci sarebbe stata una fascia notevole di rispetto, ci sarebbe stata una zona ben delimitata atta ad ospitare eventualmente attività connesse con quello che il territorio stesso offre, quindi la trasformazione dei prodotti di questa terra. Il PIP, così come verrà realizzato, come si presume con un'estrema facilità realizzato, offre invece l'appiglio a lavorazioni di tutt'altro tipo, magari industriali. Quindi diventa appetibile per speculatori. Questo purtroppo bisogna metterlo in conto. A quel punto il territorio può soltanto soffrirne per due ordini di motivi. Primo, non viene ovviamente valorizzato quello che è la vocazione del territorio. L'altro è quello che viene ovviamente, purtroppo, con questo tipo di speculazione, mortificato, ma nel senso letterale del termine, non tanto una mortificazione umorale o emozionale, ma viene mortificato perché noi sappiamo benissimo, e la Terra dei Fuochi ce lo insegna, che cosa succede quando un territorio viene aggredito, viene manipolato per gli interessi di un gruppo o di alcuni gruppi. A tal proposito, corre voce in paese, noi sappiamo che in genere il paese vive anche di pettegolezzi, purtroppo, però le voci si fanno insistenti, che nella parte alta del PIP, cioè questa parte qui, quattro di queste piazzole dovrebbero essere realizzate sullo stesso livello. Molti dicono che questo è il segno che queste quattro piazzole debbano servire per un progetto particolare, che in qualche occasione persone contigue alla Rinascita, alla lista di centrodestra, hanno già esplicitato.
c'è la volontà di fare di queste quattro piazzole, di realizzare un'unica piazzola e di permettere a qualcuno di costruire una sorta di impianto per la lavorazione e la trasformazione degli scarti provenienti dall'high tech, gli elettrodomestici. Qualcun altro parlava invece di un progetto di discarica di tipo agricolo. In ogni caso stiamo parlando di un processo di lavorazione che secondo noi nulla ha a che vedere con il territorio. Nulla a che vedere col territorio. E ovviamente, essendo noi padri, prima ancora che soggetti politici, siccome qui nella scuola, che è alle nostre spalle, noi abbiamo i nostri figli, le nostre principesse e i nostri principini, siamo fortemente preoccupati, anche perché conosciamo gli ambienti che girano intorno alla rinascita e ci sono parecchi speculatori ed inquinatori di professione. Che cosa pensi che il Partito Democratico debba fare per difendere questo territorio e i propri figli? Indubbiamente noi stiamo parlando di ipotesi e dovremmo aspettare la realizzazione del PIP perché queste ipotesi diventino realtà. La questione è che nel momento in cui diventano realtà è molto più difficile cercare di modificare queste realtà. Come Partito Democratico, questa bandiera alle nostre spalle è simbolico il gesto, il Partito Democratico è presente, sarà presente, è attivo e sarà attivo per la salvaguardia, ovviamente per quello che gli strumenti della democrazia, che è poi una cosa curiosa, la democrazia deve essere utilizzata da chi fa opposizione, non deve essere applicata da chi opposizione non è, però è il gioco delle parti, è il gioco della vita sociale retta da delle regole che molto allegramente o molto talpoidamente, per usare un'espressione cara al segretario, viene utilizzata. Il Partito Democratico deve vigilare sostenendo ovviamente la valenza del PIP inteso, come dicevo prima, come trampolino per lo sviluppo. Deve vigilare facendo opposizione forte, decisa e ricorrendo ovviamente a tutti gli strumenti che le normative consentono affinché del PIP non se ne faccia un uso personale o familiare. Direi che può bastare qui, ti andrebbe di fare quattro passi? Con piacere. E allora, prima di salutarci, vi ringraziamo, vi rassicuriamo, il Partito Democratico è presente, farà il suo ruolo e impedirà ogni uso speculativo di questo territorio. Mi riporto via la bandiera. Perché no? Arrivederci, grazie.